Milano aveva fatto anche l'esperienza di piccoli lavori part-time, insomma, con il contratto, con una paga decorosa. L'esperienza migliore era stata in un supermercato a fare il cassiere, dove lui dice che lo pagavano 25 euro al giorno per fare un lavoro che si poteva fare con una mano sola, no? Per dire, sai, era una pacchia. Quindi arriva a Nardò e lì scopre un'altra Italia. Noi abbiamo preparato, abbiamo scelto dei passi da leggere, così insomma toccate con mano questa situazione che lui scopre a Nardò. E quindi mi pare, torniamo un attimo indietro, perché vogliamo confrontare, ecco, saltate una cosa, abbiamo usato questo libro anche come spunto per riflessioni di vario genere. Allora, la prima lettura riguarda il modello di famiglia che lui lascia in Africa. Tornate, scusatemi, ecco, mi ero stata portata dal racconto, e invece mi sono ricordata che la prima lettura riguarda il suo racconto dell'infanzia e della giovinezza in Camerun. In particolare ci eravamo soffermati a riflettere in classe su questo modello di famiglia allargata, che è come una rete sociale per attutire i disagi della povertà. Insomma, abbiamo scoperto che una libertà è una povertà diffusa e condivisa, anche se per alcuni più grave, per altri